ricordare come ultima notizia, perché stiamo arrivando a mezzogiorno dell'ora che concluderemo la nostra trasmissione, una notizia dell'ultimo momento è quella Si è che dimesso il il consigliere consigliere Barone. Brocato ha intenzione, lo si è già dimesso, come tu stai dicendo, e dovrebbe entrare in consiglio comunale come primo dei non eletti della sua lista, Enzo Terrasi, Il che consigliere Brocato si è dimesso personalmente, dunque non è una notizia, possiamo dare la si è sicuro. dimesso personalmente, si è recato al segretario comunale, come prevede la legge, poi tra parentesi ha autenticato la sua firma, per cui le dimissioni sono state già protocollate e sono irrevocabili le dimissioni di un consigliere comunale. La lista alla quale appartiene è casa per casa, il primo dei non eletti è il dottor Enzo Terrasi, a seguire c'è poi il professore Paolo Buongiorno, e per cui il primo atto che farà il Consiglio Comunale dopo le dimissioni del consigliere Brocato è quello della surroga dello stesso. Ho capito, c'era Ariano che forse voleva cercare di contattare Enzo Terrasi appunto per avere conferma della sua più o meno accettazione a questa carica di consigliere comunale. Io Vediamo mi permetto di fare se. un appello invece, grazie a Radio Camarata, sulla vicenda della Proloco. Domani sera c'è una importantissima riunione della Proloco alle ore 19 presso la Fondazione Mandralisca. Importante perché si sta costituendo la Proloco a Cefalù. Ecco, l'appello che faccio tramite la radio, ma l'ho fatto già personalmente all'assessore Pantanelli, è quello di che l'amministrazione sia presente a questa riunione della Proloco di domani sera. Perché è importante che l'amministrazione sia presente? Perché se vuole partire una Proloco e partire col piede giusto, la Proloco deve avere una sede ed è evidente che una Proloco che parte con il sostegno dei soci non può permettersi di affittarsi una sede. È evidente che la sede la deve fornire il Comune di Cefalù e ci auguriamo che questo possa essere fatto da subito. Bene, e allora Adriano, con questa notizia, con la speranza che la Proloco domani possa cominciare a vedere la luce, perché domani dovrebbe essere una giornata quasi determinante per la creazione della nuova Proloco di Cefalù, sperando poi di avere altre notizie, ne parleremo nelle Ci prossime sono oltre trasmissioni. 70 adesioni. Bene, allora Adriano, possiamo mettere già la sigla di chiusura.